dal punto di vista dei numeri, la Sicilia è già in zona gialla in questa settimana, anche se va detto che negli ultimi 2 o 3 giorni in realtà c'è una leggera flessione della curva dei positivi, non ancora delle terapie intensive né delle ospedalizzazioni, ma negli ultimi 2 giorni c'è stato un leggero raffreddamento. Speriamo che la cosa sia confermata. Perché siamo arrivati in zona gialla? Beh, i fattori sono 3-4 potenziali. Uno, sicuramente il flusso turistico. Due, l'inosservanza, e più che l'inosservanza direi la stanchezza della gente a adeguarsi alle misure di contenimento. Tre, certamente una difficoltà della campagna vaccinale. Quattro, anche un minimo di rallentamento nell'organizzazione della regione siciliana, che non è certamente la migliore d'Italia, che ha portato a una minore efficacia della campagna vaccinale rispetto al panorama Anche nazionale. pochi controlli riguardo il rispetto delle regole di contenimento, questo si potrebbe affermare anche. Assolutamente, certamente anche i controlli sul contenimento sono stati certamente rilassati, complice anche l'estate. La zona gialla, da un punto di vista pratico, non è una grande differenza rispetto a quella attuale. I movimenti vengono rispettati, l'eventuale didattica viene ancora fatta in presenza. La differenza può essere che i ristoratori, invece di fare tavoli diciamo senza limiti di numero, devono limitare i numeri di tavoli a 4 unità se non sono conviventi. Quindi le differenze non sono molte. Certamente, da un punto di vista psicologico e da un punto di vista politico, il fatto che la Sicilia sia la prima regione italiana a ritornare in zona gialla è un monito, se volete, anche una macchia, perché significa che il nostro sistema regionale non è riuscito a difendersi, a difenderci e a mantenerci in zona bianca, cioè come il resto d'Italia. Anche Il l'obbligo punto. delle mascherine all'aperto, però, dal punto di vista psicologico, inciderà tanto sui cittadini. Assolutamente anche questo, diciamo, sono più norme psicologiche, chiamiamole così, e sociologiche, che norme che hanno un'incidenza pesante come quella a cui siamo stati abituati. Il nocciolo della questione è che cosa succederà a ottobre, che cosa succederà appena tutta Italia si rimetterà in moto e rientrerà nei luoghi chiusi, o per lavorare, o per andare a scuola, o per andare negli uffici pubblici, o per andare diciamo, fare le proprie attività. Il nocciolo della questione è sempre quella. Probabilmente è necessaria una legge che chiarisca quali sono i limiti, è necessario convincere le persone che questo vaccino, che oramai più che un vaccino, per me è un farmaco, perché limita la malattia, ma non limita i contagi, o limita in maniera, diciamo, secondaria i contagi. Il grosso effetto positivo del vaccino è la riduzione degli effetti gravi del Covid, sia in termini di ospedalizzazioni che di terapie intensive che di vita personale, e convincere la gente che dobbiamo in qualche maniera resistere a questa malattia, come si fa con tutte le altre malattie, usando tutti gli strumenti che la scienza e la medicina ci mettono a disposizione, e il principale in questo momento è il vaccino.